Ah, ok, quindi possiamo un buon spingerci da. punto dove cominciò. Che genere di veicoli però possiamo rubare? Mi ha detto che gli serve tutto, qualsiasi cosa, tanto loro rispondono e poi dobbiamo piazzare i pezzi, quindi basta trovare qualsiasi veicolo e via. Ok, ma un'altra cosa, per portarli via c'è qualcun altro che ci può dare qualche attrezzatura per i veicoli oppure... Eh no, dobbiamo portarli via noi, mandargli un po' qualcosa e poi portarglieli. Ok. Portiamo direttamente a lui o abbiamo anche un magazzino dove possiamo metterle? Io ho preso una stanza in un motel dove l'abbiamo presa? Su al. Qual era? Comunque quello a Dove Paleto. c'è quello del taglialegna, il tipo del. No, come si chiama? Sì, Perché adesso quello. ha il numero, non lo so. Comunque lì si potrebbe usare come deposito oppure do niente, dobbiamo affittare un appartamento e tenere tutto lì dentro. Oppure lasciarlo nel. Se abbiamo il covo, dentro il covo. Io ragazzi, se volete c'è un appartamento di proprietà. È nella zona dei Grove. L'ho un pochino arredato dentro con qualche armadio che tiene un po' di roba, quindi. Ma per mettere cosa, scusa? Non si parlava di. Profumi, profumi, tutto quello che puoi mettere, profumi, smalto, quello che C'è l'asfalto! Guarda che unghie mi sono fatta oggi. vuoi. Ho capito. Stupefacenti. Ok. Ok, il posto lo sai già oppure dobbiamo prendere accordi con questa persona? No, il posto lo so, andiamo lì e facciamo l'operazione una volta che abbiamo le macchine. Allora, proviamo, no? Che dite? Sì. Proviamo. L'ultima Per esperienza è stata negativa per quanto mi riguarda. colpa tua. Allora, Rocco, Vabbè, guarda ma che come te andiamo è insieme. vero? Mi ha Andiamo salvato, insieme, eh? io Mi era te e venuto Rocco col e là che tipo. andiamo insieme. No, io devo chiudere gli occhi. Tu sei proprio sbirro. Non sono uno sbirro. Ha raccolto le informazioni e ora va a portarle. Va Penso bene, qua. va bene, va bene. Vabbè, allora ci andiamo io e Rocco e voi Vai, ci due vediamo rimani ora. in contatto, ok? Ciao. Via, Fai anche ciao ciao. Jessica, va. Ma perché mi butta sempre fuori? Tu non dimentica. A sinistra, Jess. Se volete, a me avete proprio la macchina a quattro posti. Vai. Seguitemi. Vado io davanti. Ma che cosa state facendo? Alvaro, ma che cosa state facendo? Mi ha dato un po' di roba. Ma avete preso questa macchina? Non mi dite niente? Quindi lo fa fa? Se c'è il culotto lo fa fare. Quindi è difficile smontarlo. Andiamo a prendere un'altra. Dice che al momento non ce ne può smontare più. Jessica, prova tu, Jessica, prendi quell'auto, Jessica, vedi se te la smonta, vieni qui. Prendi quella lì, quella a destra, se c'è un wagon a destra. Quale? Ma mai, quale?
qua a destra, quella lì a destra. Questa qui, la vedi quella lì? Ah sì. Sarà sto coso davanti. Che aspetta. Ma se ci sta. Mi sa che me lo sto affacciando. Dove si vede? Nelle tasche. Nella tua borsa. Ti ha lasciato una borsa lì vicino. Quella che ha preso. E non lo so, non mi ricordo. Non lo so perché non so quante avevo. Partite da contante. No, i pezzi. No, i pezzi. Tu cavolo. Ah, mi ha dato una pompa d'acqua, un volante e una pompa... Allora, una pompa d'acqua, tre volanti e tre pompe a olio, ma non so quanto valgono. È buono, ma portiamole da... No. Questo. Ma adesso dove si va a portare tutta questa roba? Sì, mi devi $2000, mi è scassa tutta la macchina. Non è vero. Fai scadato. E dove dobbiamo andare? Quale andiamo? Andiamo al mio motel o nel tuo armadio, dimmi tu. Dobbiamo andare al motel? Non scompare. Armadio non scompare. Ah, neanche il motel, lì la stanza la pago ogni giorno. Cara, andiamo al motel, dai. Va bene. Seguimi. Ecco, te l'hai già fatta tu la macchina. Qua sta il motel. È arrivato. Ma dove è andato? E qui Jessica mi ha preso. Non ero manco accorta io. Prenderà tutta la volta, cazzo. A piedi. Ma tesoro, ma che cos'hai? Che è successo? Io non ero accorta. All'appartamento. Cazzo che botto. Tutto a posto? Hai fatto un bel volo. Che volo! Dio Mercedes! Ma ho scassato tutto! Andiamo piano piano! Palo della luce pure! Pure il palo! Hai piegato tutto il montante, porca di quella boia! Ma bello sto posto, però è proprio romantico. Nessuno di una risposta. Passiamo la roba allora. Alvaro, non trovi questo posto veramente romantico? È carino. Bussare. Numero 9. Tutto a posto, poi? Sembra più una scena. Comincia a bussare. Potete bussare, raga. Basta bussare che rompiamo la porta. Ma basta. Posto, potete entrare tutti. Ma non prendono i canali qua? No, è rotto, costa poco sto motel schifoso.
Guarda, abbiamo il bagno Qui, anche ragazzi, senza manco la porta. sul tavolo. Mettete tutto lì sul tavolo. A posto. Sai che non ci entra tutto. Di pezzi diversi. E questo qua non ci entra, non ci sta la pompa. Ah, giusto quello. L'incidente di prima. Mike, non c'è un altro posto da mettere la roba, ma avanza la pompa. Ah, no. Dammela a me, dopo la metto a casa. Andiamo un attimo a casa. Tipo, da una pompa. Va bene. Scusa, ma che pompa è? Fammi capire. Capisci Ma però. scusa, perché tu parli, continui a parlare nella radio poi? Scusa, siamo tutti appiccicati. Sì, scusa. Cos'è? Fammi capire. Che cos'è? Una pompa. Sì, Pompa come si chiama? Pompa. d'acqua, dell'acqua. Non ti si sente più? Io non lo sento. Cavolo, non c'è un posto, cavolo. 3 ore che lo Scusate dico. una cosa, nessuno di voi fa il meccanico? Io sono del Noroto. Non tutto, mi ha detto. Alcuni pezzi mi ha detto che lui se li compra come il turbo, queste cose qui. Mi ha detto che Vabbè, sì, li prende dipende. sicuro. Però altri li Molto. possiamo spacciare nella parafrigina pure. Vabbè, qualcuno se Ma vuole vedete li una manda nebbia fitta qui senza. dentro in camera? Li metto stessi io i soldi e me li prendo. Aspetta, Sì, che ti anche. siete fatti in canno di No. Io no. Ma se avete preso l'erba è meglio. quello è quando ho aperto l'armadio che è uscita una polvere. Vabbè, abbiamo finito qua? Ma adesso come Sicuramente riuscirei funziona? a Non capire in capisco. seguito. Ma non penso che sti quattro pezzetti ci fanno diventare ricchi, eh. Ah, non penso proprio. Si che già volevo i soldi. Dovremmo rubare 10.000 macchine. Ho rischiato troppo per stare a bocca asciutta. Ma che cos'è quella sigaretta lì strana? No, Volevi assaggiare? che schifo, tutta sbausciata. Ah, anche tu ti... Ma scusate, ma questa è la mia stanza da letto. Tanto già c'è la Di nebbia. Sì, ma chissà che puzza che c'è poi stanotte quando dormo. Già c'era puzza qua dentro, quindi. Vabbè, ma quello era perché c'era il topo morto l'altro giorno. Meglio il sigaro e la sigaretta l'ho detto morto, scusa. Cosa c'è lì per terra poi, tra l'altro? Vedo una cosa. Sarà il gatto che è morto. Ma no, sto coso vicino. Cacchetta per terra, ma che cos'è? Non è che è una microspia? L'ha messa Ha lag. messa lag. Madonna, cos'è? Oddio mio, ce ne sono anche due laggiù. Ora quanto facciamo con questi soldi? Cioè con questi soldi, con questa roba di soldi? No, non mi volete dire niente? Ve li volete tenere per voi? Tranquilla. Poi siamo già soggi in affari, quindi ti preoccupi. Spero che c'è da fidarsi. Io prima avevo un fidanzato, mi hanno fregata. Vabbè, ma Speriamo. Posso? Ma come siete aggressivi, Ah, ragazzi? stavano facendo un'orgia qua davanti. Che schifo, meno male che li avete fatti fuori di botte. Lo blocco. Speriamo che a nessuno Perché? venga in mente Come ti di sei messo? andare a prendere. Ah, bello comodo. Ma perché scusa, abbiamo una cosa qui dentro di lusso e dobbiamo stare sulle panchine come barboni? Che non Non abbiamo capisco. niente di lusso. Perché Qui il loro c'hanno il Bahamas. cancello. Ma mi spiegate quella laggiù come ha fatto a morire? L'ho ucciso io. Ah, quella rossa? Sì. Quello lo stavo prendendo, poi gliel'ho tirato. Mike, Ma stai Mike, che rispondendo a cosa sta hai preso nella stronzata qua. paralisi? Ah,
Mi stanno venendo le emorroidi, mi sa, ho visto che si alza con po'. Anche a lui, deve essere una roba contagiosa, deve essere sporchi i bagni qui dei locali. Pure il colonnello, c'è le emorroidi. Colonnello, non era il comandante. Il comandante, che cazzo era lui? Ah, è vero, chi è che lo diceva? Sì. Deve essere proprio che c'è sporcizia e fa infezione. Te lo immagino, noi speriamo con le pistole e lui col culo. Beh, dai, non mi sento... sapevo che regalagli per Natale. Pannolino. E uno solo. La scatola dei Pampers. Un camion. 80. Lo rubavo un cazzo dei Pampers. Esatto. Guarda come sta macchina. Ah? Guarda com'è ridotto sta macchina. Ma la vuoi andare giusta? La ma Mike, come mai è rimasto lì in macchina? Avrà dei pensieri in testa. Che ha preso su quella strada. Mamma mia. Una bella botta. Ma c'è da fidarsi? Sì. Di chi? Di Laghi, no? Di Laghi no. Non mi perché prendevo, perché prendevo appunti? Perché uno ti scordi come si chiama. Ci conosciamo poi da mesi, quasi un anno, quindi sai i nostri nomi. Ma a me quello che mi puzza è che era uno sbirro prima. Anche a me. E poi oggi la centrale di polizia. Ah, infatti tu oggi l'hai trovato davanti alla centrale. Ah, hai capito, non sapevo questa news. Che stava a fare? Mi ha detto, sono venuto qui a dire ciao perché mi hanno rubato la macchina, non la trovo. Ma figurati, non c'è nessuno qua che ruba macchine in città. Allora io ho detto, tranquillo. Scusa, andiamo a guardare il garage, Non già ci ho guardato. Però era lì fuori che credo... Boh. Una cosa strana, impermeabile che può coprire qualsiasi che lì. Boh, io non so, io lo terrei sotto controllo. Io tengo paura che teneva pure una bodycam addosso. Ah, si è ripreso finalmente. Oh, si è ripreso. Rieccolo. Ce l'abbiamo fatta. Non riuscivi a scendere, Mike? No. Dovevamo organizzare una serata a tema, una serata con qualcuno qua locale. Sì, qua è molto meglio, voglio. Due tornine, un paio di ZB. Andiamo un via un pochetto. Sempre con queste tizie. Eh? Sempre con queste tizie. Ma sì, chiamiamo Barbara, sì, ma vediamo. Sì, pronto? Sì, pronto Barbara, sì, dimmi tutto. Sì, sì. Tranquillo, ci vediamo dopo. Ma che schifo. Barbara? Ma che è malata questa? Ok, quindi ci vediamo fra 5 minuti. Sì. Ma sembra al solito posto. Va bene. No, a dopo. Pure a me mi ha chiamato. Ma fa schifo, scusa, che fa? Tutte e due andate contemporaneamente. Oh, vabbè. Ma tra poco chiamo pure Alvaro. Alvaro, tu sei la mia unica speranza. Ma te sei precipitato da quella Barbara. Ma fa schifo. Ti è proprio infilato. Vabbè ragazzi, cosa volete fare? Io sono un po' stanchina. Dai, ti accompagno. A parte che non c'è nessuno. Sì, non mi accompagno.